un'idea di secondo livello vuol dire che deve esserci tutto quello che serve per fare quelle due o tre cose in più rispetto all'idea di primo livello, che sono la neurochirurgia, la cardiochirurgia, la chirurgia toracica e il centro grado ustionati. Questo è quanto fa di un dia di secondo livello, un dia di primo. E tutta questa discussione che si sta svolgendo adesso, che secondo me è una discussione patologica, ma patologico motivo di questa situazione, è che la grande cardiochirurgia dell'ospedale di San Martino è una cardiochirurgia che da 10 anni, 20 anni non è in grado di fare più di 500 interventi all'anno, che è un po' di meno di quella che è la necessità epidemiologica dei cittadini liguri. Se si fosse fatto, se facesse un intervento serio su quella grande cardiochirurgia del grande ospedale regionale, tutto il resto sarebbe superato, perché non ci sarebbe più bisogno, perché i pazienti, come vanno a Milano, come vanno a Pisa, come vanno a Modena, come vanno da tutte le parti d'Italia, andrebbero tranquillamente al San Martino. Quindi finché non si risolverà questo problema, purtroppo la situazione rimarrà quella che è e porterà o a viaggi fuori regione, o magari alla fine a far nascere qualche cardiochirurgia, strutture ospedaliere che non sono in grado di reggerla, perché al di là delle sigle non c'è poi effettivamente quello che occorre. Quindi io pregherei anche lì la Giunta nel prossimo futuro di valutare un intervento che secondo me è fondamentale, con un forte investimento sulla cardiochirurgia dell'ospedale San Martino, perché solo con l'ospedale in grado di dare delle prestazioni, una volta che fosse messo a posto, delle prestazioni che devono raddoppiare le possibilità di intervento che si possono fare adesso, anche se venisse il più grande cardiochirurgo del mondo, e forse a quel punto si siederebbero anche tutte queste discussioni che secondo me non vedono il nocciolo della questione, perché il nocciolo della questione è quello che ho detto io.